chiuso da me. L'occhio della mia attenzione sia puro. Io base unicamente al fine per cui sono stato creato, cioè la lode di te, mio Signore, e per la salvezza della mia anima. Ma che qualunque cosa io Alla metà dell'ottobre 1537, a due si sparpagliarono in diverse città, distribuiti nelle università d'Italia, Padova, Ferrara, Bologna, Siena, con la speranza di guadagnare tra gli studenti qualche vocazione per la loro compagnia. Non ottennero vocazioni, ma il loro esempio non mancò di produrre molti frutti.
Anche Ignazio partì da Vicenza alla fine di ottobre, un paio di settimane dopo gli altri, e seguendo la stessa strada, Padova, Ferrara, Bologna, Siena, arrivò a prendere la via Cassia, l'antica via consolare, che unisce direttamente Siena a Roma. Con lui c'erano due compagni, Pedro Fabro e Diego Laines. Il viaggio da Vicenza a Roma, a piedi, fu lunghissimo, oltre 250 km da Vicenza a Siena e altri 200 circa da Siena a Roma. Passarono per Monteroni, Acqua Pendente, Borsena, Viterbo, Vetralla. Con il loro zaino sulle spalle camminavano coraggiosi. Fabro e Laines ogni giorno celebravano la messa in qualcuna delle chiese sulla strada, di cui è ricca l'antica via Francigena. Ignazio si comunicava e in tutto il viaggio fu molto specialmente visitato da Dio. Finché giunsero nel paesello della Storta, circa 14 km da Roma, ultima tappa del viaggio prima dell'arrivo nella città eterna. I nostri pellegrini si fermarono perché videro vicino alla strada una cappella, chiesetta, deserta e solitaria, luogo adatto per le estasi e i rapimenti mistici. Entrarono a pregare. Ignazio, fin dalla sua ordinazione sacerdotale, nel suo fervore mistico, chiedeva incessantemente, per intercessione della Madonna, che fosse messo con Gesù, che Gesù lo prendesse sotto la sua bandiera, perché lui non desiderava altro che servirlo, cioè amarlo e unirsi a noi in maniera perfetta. E in quella cappella deserta e solitaria egli sentì una straordinaria mutazione nella sua anima e vide chiaramente che il Dio Padre lo metteva con Cristo, suo figlio. Che cosa avvenne esattamente? Il padre generale a Ignazio, che era morto nel 1556. Venendo noi a Roma dalla via di Siena, nostro padre, come quello che aveva molti sentimenti spirituali, ed specialmente nella Sacratissima Eucaristia, mi disse che gli pareva che il mio padre gli imponesse nel cuore queste parole. Prima per noi gesuiti questo della Storta è un punto fondamentale della nostra storia e soprattutto della nostra spiritualità. In questo momento io vorrei ringraziare voi tutti e portare i saluti anche del Padre Generale che avrebbe desiderato essere qui ma si trova in America Latina. Thank you.
del novembre del 1537. Le fonti ci permettono di avere buona certezza dell'anno e del mese, ma non ci dicono però il giorno esatto della visione. Eppure si tratta di un avvenimento straordinario nella vita di Sant'Ignazio e nel suo percorso spirituale, che determinò le sue scelte future e determinò la vita della Compagnia di Gesù, quella nuova famiglia religiosa che stava nascendo attorno ad Ignazio. Riconosciamo nella visione di Sant'Ignazio di Loyola un dono speciale anche per la nostra Chiesa. Sant'Ignazio era un mercenario, Sant'Ignazio era un battagliero, Sant'Ignazio era un guerriero che combatteva, sparava, uccideva. Un giorno ha sentito forte nel cuore questa vocazione di seguire Cristo, perché era rimasto ferito durante una battaglia e era venuto in possesso di un libro di un santo. Leggendo quel santo, Sant'Ignazio ha cambiato la propria vita. Il messaggio di oggi qual è? Anche questo è un mondo che ci chiama a combattere con forza, ma non con la forza della violenza o con la forza delle armi. È un mondo che ci chiama a combattere con la forza dell'amore, con la forza del nostro cuore. Sant'Ignazio l'ha trovata nella figura di Gesù, quando ha sentito quest'unione profonda con Gesù. Sant'Ignazio cercava qualcosa come tutti noi cerchiamo qualcosa. Quello che cerchiamo oggi è darsi, è un messaggio di pace, un messaggio di comunione. Cerchiamo oggi di essere vivi. Essere vivi si può nella forza di Gesù, che tocca il nostro cuore e il nostro cuore tocca gli altri cuori. Io credo che questo sia Sant'Ignazio, un uomo che ha saputo lasciare la lotta ma non la battaglia. La battaglia nel nome del Signore, di Gesù. Pace e bene a tutti.